Le sirene delle navi in mare e l'applauso della gente sul molo hanno salutato l'uscita della Concordia dal porto dell'Isola del Giglio. La nave ha raggiunto una rotazione di 90 gradi e con il via libera del registro navale italiano ha l'autorizzazione a lasciare la rada per intraprendere la rotta verso nord. Il giusto assetto per la traversata è stato raggiunto con un pescaggio di 19,3 metri a poppa e 18,15 a prora. La nave quindi, appoppata, di circa un metro. Ci vorrà ancora qualche ora per vedere sparire il relitto dall'orizzonte del Giglio. Il relitto si sta dirigendo verso il nord dell'isola per poi virare a ovest. Da qui procederà passando tra le isole di Monte Cristo e Scoglio d'Africa, lasciandole a sud e l'isola di Pianosa che verrà lasciata è a est. Una volta doppiate le coste a sud dell'isola di Pianosa, il convoglio virerà verso nord-ovest, per poi proseguire con lo stesso percorso della prima rotta fino al porto di Genova. Apra il convoglio procederà ad una velocità di circa 2 nodi e dopo circa 4 giorni di navigazione arriverà al porto di Genova Pra, ad accompagnare il relitto un convoglio di 14 mezzi tecnici a cui si affiancheranno 3 mezzi della Guardia Costiera. Oltre ai rimorchiatori, ci saranno mezzi specializzati in grado di intervenire in caso di emergenza. Grande attenzione sarà riservata al monitoraggio ambientale, anche attraverso i telerilevamenti realizzati dalla TR42 che permettono di individuare eventuali inquinamenti da idrocarburi.